odio, cazzo, ti odio! Non ho fatto niente! Ti odio! Antonio, non ho fatto niente! Non sono stata io! Non sono stata io! C'è qualcuno là dentro? Sì, c'è qualcuno! Di qua, di qua! Allora, la mia manetta, ma... Andiamo, papà! Siete bellissimi. Grazie, papà. È arrivata la mamma di Paolo. Come è arrivata la mamma? Quale? Paolo, quella in rosa. Ah, è arrivata, ma perché sta qua? Che... Come è arrivata? Bene, io sono Anna. Bella donna. Tardi, bisognerà andare perché c'è Paolo che sta già per uscire. Io sono Vincenza, la mamma di Paolo. Scusate, abbiamo fatto un po' in ritardo perché abbiamo dovuto... Mamma, grazie, basta. Paolo, guarda che è arrivata la tua mamma, quella vera. È lì. Mamma. Grazie che sei venuta. Ti voglio bene. Grazie. Come sei bella, mamma. Boh, che figura di merda. Mo? E mo? Che faccio? Mi vado a cambiare? Se tu vuoi cambiarci, stia così, no? Tanto oramai, sei anche più fresca. Grazie. Scusate. Scusa, Vada, vada adesso, vada. Scusate. Prega. Grazie. Allora, signori, chissà in quante parti del mondo altre persone hanno sposato, dopo questa legge, due uomini. Ma credo che nessuno abbia mai sposato un uomo con il proprio figlio. Io ho cercato di insegnare a mio figlio la tolleranza e ho cercato di spiegarla anche a tutti voi. Però è molto facile parlarne, ma è molto più complesso quando le cose ti riguardano. Io volevo scusarmi con tutto il paese, con tutti voi, ma soprattutto con te, Antonio. Non sono stato all'altezza. Perdonami. Perdonatemi tutti. Non avevo capito. Mi scuso. Va bene. Allora siamo arrivati al momento più importante, quello della cerimonia. Scusate. Scusate. Vorrei dire giusto due parole, se è possibile. Prego, prego. Grazie. Ma lei chi è? È l'ex ragazza di Antonio, che prima ci piacevano le femmine. Paolo, io e te non ci conosciamo, però penso che tu sia davvero una brava persona. Grazie. Ed è per questo che tu non dovresti sposare un uomo che non ti ama. Camilla, finiscila. Ho appena cominciato. Tu non te lo meriti l'amore di Paolo. E non ti meriti nemmeno l'amore di tutte queste persone che stai prendendo in giro. Tu sei pazza. Ma non sono pazza. Scusate, volete fare capire qualcosa anche a noi?
Circa un anno fa, quando Antonio già diceva di amarti, io e lui abbiamo fatto l'amore. È stata solo una notte, però penso che sia giusto che tu lo sappia, no? E credo che sia giusto che tutti voi sappiate che persona orrenda è Antonio, che non ha la minima idea di che cosa significa amare una persona. È vero? Sì. Per questo non mi ha mai detto ti amo. C'ha ragione lei, tu non mi hai mai amato. E che sta verità? Paolo. Andiamo a mamma. Andiamocene via. Please, don't leave me this way. Ti amo, Paolo.